Aida Nizzar e Pier Silvio Berlusconi. Cosa volete che vi dica? Io nulla sapevo di Aida Nizzar. Perché io guardo la TV, la guardo la TV, guardo i telegiornali, guardo qualche talk show politico, guardo la storia, ma poi i varietà non li guardo, quindi io non so niente di questa Aida Nizzar. Lo vengo a sapere oggi, capito Aida Nizzar? Lo vengo a sapere oggi, Aida Nizzar, che tu esisti, perché in questi giorni Pier Silvio Berlusconi, figlio, uno dei figli di Silvio Berlusconi, sta facendo piazza pulita dentro le TV di Mediaset. Ci sono quattro TV di Mediaset e Pier Silvio Berlusconi sta facendo piazza pulita. E si vede che sotto sotto Pier Silvio Berlusconi non era contento che suo papà Silvio Berlusconi pagasse certi personaggi perché facessero della TV, si dice trash, trash, monnezza. Per Silvio Berlusconi sta facendo pulizia. Con la ramazza, ramazza, perché ovviamente Pier Silvio Berlusconi c'ha la sua identità, Pier Silvio Berlusconi. Non vuole mica fare il pupazzo di nessuno, Pier Silvio Berlusconi. Pier Silvio Berlusconi vuole realizzarsi come Pier Silvio Berlusconi. Punto e basta. Lo diceva Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Una delle condizioni essenziali della affermazione è la negazione. E la negazione è la distruzione. Sì, Friedrich Nietzsche. Hai capito, cara? Come ti chiami? Ti chiami Aida Nizar. Beh, dopo leggerò qualcosa di quello che tu hai detto, Aida Nizar. Come ti chiami, cara? Sì. E Pier Silvio Berlusconi si vede che conosce il filosofo Friedrich Nietzsche. Forse non lo conosce bene come Serafino Massoni, perché Serafino Massoni ha insegnato filosofia e storia nei licei classici e scientifici e poi ha scritto pure una storia della filosofia, capito? La mia storia della filosofia, eccola qua, eccola. E conoscendo Pier Silvio Berlusconi, conoscendo Nietzsche, il quale aveva affermato una delle condizioni essenziali dell'affermazione e la negazione, la distruzione, ha detto, io, Pier Silvio Berlusconi, mi voglio affermare negando e distruggendo quello che aveva fatto mio papà, Silvio Berlusconi. In pratica, Pier Silvio Berlusconi ha preso una ramazza, ha preso, e sta facendo pulizia, e ha eliminato tanti personaggi che venivano pagati da Mediaset venivano pagati per stare nelle TV di Mediaset. E tra questi personaggi ci sarebbe pure questa Aida Nizzar, cara, io non so niente di te Aida Nizzar, lo vengo a sapere solo adesso che tu esisti. Scusami, sai, Aida Nizzar, scusami, io sono tanto vecchio, cara. Ma io sono uno del popolo italiano che no, non guarda gli spettacoli, come si dice, ballerini, quegli spettacoli che adesso non li vuole più per Silvio Berlusconi. Ora io nulla so di te, bella, bella, brava, cara Aida, che non sei tanto contenta, non sei tanto contenta. Qua leggo un'articolata, io un'articolata. Pier Silvio Berlusconi, un inquietante video di Aida Nizzar. Questo è per te, questo è per te. La rivoluzione anti-trash di
per Silvio Berlusconi non piace a chi con il trash ci campa. Oh, come la signora Aida Nizzar, hai capito? Aida Nizzar, questo articolo è scritto su Libero Quotidiano. Perché tu non gli vuoi bene Libero Quotidiano, Aida Nizzar, e non gli vuoi bene tu. È del 25 luglio 2023, non leggo il nome del giornalista, e però se vede che il giornalista non ha tanta simpatia nei tuoi confronti, perché nell'articolo c'è scritto la rivoluzione anti-trash di Pier Silvio Berlusconi non piace a chi con il trash ci campa, come la signora Aida Nizzar, opinionista nei talk di Pomeriggio 5, non è la D'Urso, oltre che la partecipazione a un'edizione del Grande Fratello. Beh, qua c'è scritto che tu sui social ti appelli direttamente a Pier Silvio Berlusconi chiedendogli di ridarle il suo posto in TV per continuare nelle sue sparate. Capito che c'è scritto? Oh, qua si parla dei trash. Allora li facevo bene io a non guardarli, questi programmi di Mediaset. Hai capito? Facevo bene allora, eh? Facevo tanto, tanto bene, facevo io. E come ti chiami? Scusami, cara, sai, come ti chiami, cara? Scusami, Aida Nizzar, cara. Senti, cara, io non so cosa dirti, cara Aida Nizzar. Io mi scuso perché sinora non sapevo che tu esistevi, Aida Nizzar, perché ripeto che io questi i programmi ballerini, danzanti, cantanti dei Mediaset, non li avevo mai visti. Non li avevo mai visti, capito? Ripeto, io guardo i telegiornali, ascolto i telegiornali perché poi faccio i video, capito? Faccio tanti video. Le notizie le apprendo dai telegiornali e le apprendo anche dal web, da internet. In televisione guardo i telegiornali. In televisione e i talk show televisivi, quelli politici dove parla Marco Travaglio e il professor Alessandro Orsini e poi Rai Storia, mi piace tanto, Rai Storia di Paolo Mieli, ma i programmi ballerini, cantanti, i programmi che qua sono definiti trash, che trasmettevano a Mediaset, non li ho mai guardati. Adesso sembra che Pier Silvio Berlusconi, sulla base della filosofia di Friedrich Nietzsche, stia usando la ramazza. Bravo, bravo Pier Silvio Berlusconi, bravo Pier Silvio Berlusconi. Infatti, Friedrich Nietzsche diceva: una delle condizioni essenziali della affermazione e la negazione e la distruzione. E prima di lui, caro Pier Silvio Berlusconi, cioè prima di Friedrich Nietzsche, ci fu il filosofo tedesco Hegel, il quale parlava di immane potenza del negativo. Immane potenza del negativo. Sì. Perché probabilmente il filosofo Hegel ha copiato dal grande Goethe, grande filosofo, poeta, fu tutto il Goethe, scrisse tante opere il Goethe, Faust, Dolore del giovane Werther, eccetera, eccetera, eccetera. E il Goethe, carissimo Pier Silvio Berlusconi,
parlando di Dio e del diavolo, diceva: Dio è quella forza che sempre persegue il bene, ma sempre ottiene il male. Invece il diavolo è quella forza che sempre persegue il male ma sempre ottiene il bene. Per cui il nostro Giosuè Carducci, grande poeta Giosuè Carducci, scrisse una lunga poesia intitolata L'inno a Satana. L'inno a Satana, capito? Vabbè, per Silvio Berlusconi. Sì. Tu stai rispettando la grande regola di Friedrich Nietzsche. La grande regola è la seguente. Una delle condizioni essenziali della affermazione è la negazione e la distruzione. È tanto semplice. Ogni figlio, per realizzare se stesso, la propria identità, rinnega papà. È così. E Silvio Berlusconi, lo vedi bene, no? Lo vedi bene? Che le case di riposo sono tutte piene zeppe di vecchietti e di vecchiette, perché i figli, i papà e la mamma, i figli, babà e papà li portano alla casa di riposo, rispettando la grande regola del grande Friedrich Nietzsche. Una delle condizioni essenziali dell'affermazione è la negazione e la distruzione. Tu, caro Piersilio, non l'hai portato alla casa di riposo, papà, perché voi avete tanti quattrini. Però il tuo comportamento attuale la rispetta la regola del Friedrich Nietzsche. Una delle condizioni essenziali dell'affermazione è la negazione e la distruzione. Fai bene a usare, come si chiama, la ramazza. Servizio militare, la scopa si chiama la ramazza, essere di ramazza, fai bene, fai bene. E però piange, questa brava signora Aida Nizar, sembra che pianga, sembra. Va bene Aida Nizar, cara Aida Nizar, cara. Senti Aida Nizar, io te voglio tanto bene. Se tu Aida Nizar mi farai pervenire il tuo preciso recapito postale. Io, Serafino Massoni, che sono tanto buono, ti farò pervenire a mie complete spese postali una copia di una di queste due opere a tua scelta, hai capito? Aida Nizar, a te, Aida Nizar, a per Silvio Berlusconi e a tutti voi, tanti cari saluti dalle migliori opere di Serafino Massoni.